Sono 33.000 i donatori di sangue della provincia di Treviso, una risorsa importante che diventa essenziale non tanto per la marca, quanto per il fabbisogno di sangue in tutta Italia in questi mesi dove la richiesta è tanta e le donazioni sono fisiologicamente in calo. La marca continua a rispondere bene in questa azione di altruismo con più 3% sulle donazioni da gennaio di quest'anno, che già hanno toccato quota 30.000. Sangue e plasma che sono essenziali in particolare per i trapianti, che hanno avuto un aumento del 37% negli ospedali di Padova e Verona rispetto al 2015. In questo momento noi come provinciale di Treviso siamo autosufficienti, ma come è noto nella nostra associazione dobbiamo anche contare sugli ammalati di tutto il nostro Veneto e dare un contributo a quelle realtà in cui hanno più necessità e consumano di più. Il bello della nostra associazione è che facendo rete riusciamo a soddisfare le richieste di sangue anche per le altre province. Donazione trevigiana costantemente in crescita, con quasi 1.600 nuovi donatori all'inizio del 2016. Oltre 800 le donne contro i 722 uomini, in totale equamente divisi tra ragazzi e ragazze. Incremento nelle donazioni, quindi, che però durante le vacanze diminuiscono sensibilmente. Il periodo estivo è notoriamente quello che c'è più rallentamento di sangue, di conseguenza dobbiamo sollecitare i donatori a fare così, fra virgolette, diciamo il proprio dovere a donare. L'ammalato ci conta in questo periodo come ci conta in tutti gli altri mesi dell'anno.